Il titolo di Repubblica riguardo alla medaglia d'oro nella scherma, Rossella Fiammingo, ha scatenato una polemica dopo che è stata etichettata come l'amica di Diletta Leotta. La sportiva ha scelto di non rispondere direttamente alla controversia, ma la conduttrice di DAZN, Margherita Granbassi, ha preso posizione pubblicamente su Instagram condividendo uno scatto che la ritraeva insieme a Rossella Fiammingo nel giorno del suo matrimonio. Granbassi ha scritto: "Orgogliosa e onorata di essere amica tua, campionessa". Anche in televisione, Margherita Granbassi ha difeso Rossella Fiammingo dalle etichette riduttive e fuorvianti. In una delle sue apparizioni, ha fatto notare che Repubblica aveva descritto la campionessa come l'amica di Diletta Leotta, insieme ad altri aggettivi come la psicologa, la francese e la veterana. Granbassi ha voluto sottolineare che le vere protagoniste sono Rossella Fiammingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi. Il video dell'intervento di Margherita Granbassi in diretta televisiva ha suscitato un forte dibattito sul modo in cui le donne atlete vengono spesso etichettate in base a relazioni personali anziché ai loro successi sportivi. Granbassi ha rifiutato il concetto di ridurre la figura di una campionessa come Rossella Fiammingo a semplici amiche di personaggi famosi, affermando con forza l'importanza di riconoscere le atlete per i loro meriti e le loro performance sul campo. La polemica ha messo in luce un problema più ampio riguardante la rappresentazione delle donne nello sport e il modo in cui vengono trattate dai media. Etichettare le atlete in base alle loro relazioni personali anziché ai loro risultati sportivi è un modo di ridurre il loro valore e il loro talento, ignorando il duro lavoro e la dedizione che le hanno portate al successo. Margherita Granbassi ha sottolineato l'importanza di guardare oltre le etichette e riconoscere le atlete per ciò che sono veramente, campionesse e modelli di ispirazione per le generazioni future.